Dopo le polemiche sollevate sull'esistenza delle società partecipate e sul debito di circa 150.000 euro nel proprio bilancio, il presidente di Favenza Sales ci spiega la situazione attuale della società e i progetti per il futuro. Nel 2013 come è andata Favenza Sales? Dipende da che punto di vista lo guardiamo. Dal punto di vista operativo e di produzione di attività credo molto bene, nel senso che come ho avuto modo di dire sono entrate in funzione tutte le nuove aule del polo infermieristico, insomma abbiamo preso in gestione diretta tutto il piano terra, 1500 metri quadri, e l'abbiamo messo a disposizione attraverso una convenzione col Comune di Faenza della facoltà di infermieristica e di tutta una serie di attività della città, perché comunque sono state utilizzatissime sia appunto per le lezioni che per tutte le attività formative, no profit, convegnistica, associativa, insomma, quindi da quel punto di vista lì positivo, anche perché l'abbiamo fatto senza toccare per niente la struttura di Favenza Sales, che è dotata di un consiglio di amministrazione e di una dipendente part-time, quindi comunque gestire tutti questi spazi, 450 studenti, senza aumentare i costi, ma con l'impegno direi della persona che lavora, ma soprattutto del CDA che mette a disposizione il proprio tempo, anche se non sarebbe suo compito. E poi abbiamo messo un po' di paletti sul futuro, nel senso che abbiamo consegnato nell'assemblea dei soci di fine mandato un progetto preliminare complessivo, che è penso il primo da quando è stata costituita la società, che prevede destinazioni per ogni luogo, che prevede quindi un percorso di ristrutturazione complessiva e che per ridare luogo alla città con delle idee precise, che ovviamente adesso vanno discusse, vanno confrontate, possono essere buone, cattive, questo è ovvio, però sicuramente è un punto su cui si può costruire il futuro ed è quello che stiamo facendo. Più di 140.000 euro che mancano invece, perché? Questo non è una novità, nel senso che il bilancio di Favenza Sales non è mai stato inattivo, a parte appunto negli anni in cui è stato venduto delle attività. È un bilancio molto semplice, purtroppo, nel senso che ha delle criticità dovute a delle passività, in quanto paghiamo comunque solo di interessi passivi circa 80.000 euro, abbiamo 120.000 euro solo di ammortamenti e le entrate maggiori sono date quasi esclusive dall'ASL e dal Comune di Faenza, che sono entrate importanti perché consentono di fare formazione a Faenza, di fare tante attività, però è chiaro che non sono affitti come può essere un affitto di mercato di un ufficio o di un appartamento, è chiaro, sono affitti molto importanti per queste strutture che però non danno la stessa redditività. In più la società si carica sulle spalle purtroppo un pregresso che per varie scelte, in tempi diversi, con prospettive diverse, oggi ti porta a dover gestire un mutuo e uno scoperto di conto corrente che porta degli interessi passivi. Un altro elemento importante è che la gestione delle aule comunque ha portato un costo di utenze e di gestione, perché comunque sono aule d'uso scolastico, quindi richiedono una manutenzione e un'assistenza dettata dalla legge a cui non si può sottrarre. L'obiettivo ovviamente è nel giro di un paio d'anni di ribaltare questo dato. Già quest'anno sono aumentate le entrate e stiamo diminuendo ulteriormente i costi, che comunque non è che abbiamo delle grosse leve su cui diminuire i costi, perché come dicevo sono quasi tutti costi di utenza, di gestione e di assistenza, però qualcosa si può fare. In più il CDA in assemblea dei soci ha anche scelto, anche se è un piccolo gesto, perché non è che che parliamo di chissà quali quantità, di tagliarsi proprio, cioè di non prendere più il gettone di presenza e di farlo a titolo proprio di volontariato. Quindi penso che sono piccoli gesti che dimostrano che ci crediamo molto in questo progetto, altrimenti non metteremmo la faccia e il tempo in qualcosa in cui rischiamo di fare brutta figura se non ci credessimo. Ecco. Francesca Diletta per Faenza Web TV.